galera, tô aqui com meu mestre de capoeira, Johnny. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aí, como foi o treino hoje, Johnny? Foi bom, estamos no caminho, vamos continuar treinando que o batizado tá chegando. É, agora vamos descansar e vamos comer, né? Bora! Come diventare ricco con i social? Ok, dai, ammetto che ti ho preso in giro. Ho usato questo trucchetto per farti guardare il video. Il vero titolo è Come diventare stupido con i social? E mi rivolgo a una categoria in particolare che io chiamo i poser, ovvero quelli che vogliono farti credere che stanno vivendo una vita fantastica fatta di donne, champagne, orologi e auto molto potenti. Sui social i poser li riconosci subito. Per intenderci, non sono personaggi VIP che i soldi magari li hanno realmente. I poser nella vita reale sciacquano letteralmente dalla fame. Non hanno un soldo, ma su Facebook ti fanno credere che sono pieni di soldi e che la loro vita sia fantastica. Pensa che a volte non hanno nemmeno la partita IVA e lavorano con la ritenuta d'acconto, però ti fanno vedere che girano con il cabrio al mare e che lavorano soltanto 30 minuti al giorno con il loro smartphone. I poser hanno solitamente lo scopo di farti entrare nel loro team, promettendoti gli stessi meravigliosi risultati. Io ti farò ricco, Bad Fox. Sì. Tanto ricco da permetterti una ragazza come Daria. Questo è il tuo servizio sveglia. Ti girano lo smartphone sullo schermo e ti fanno vedere grafici e numeri di quanto hanno guadagnato dalle 8 alle 9 facendo colazione con spremute d'arancia nel loro loft. Ora però voglio dirti una tremenda verità che probabilmente stai già immaginando. Chi lavora con successo sui social reinveste la maggior parte di quello che guadagna nelle medesime operazioni di marketing. I social sono piattaforme a pagamento e hanno bisogno di flusso costante di denaro per poter dare risultati. Quindi zero donne, zero macchine, zero orologi di lusso, ma semplicemente il minimo indispensabile per poterti permettere il tuo stile di vita normale. Ti basti pensare che persone come Mark Zuckerberg, che potrebbero permettersi di rivestire la muraglia cinese di Ferrari e di dargli fuoco, come hobby nella vita a quello di fare il barbecue con gli amici. E ti ho detto tutto. Ora non voglio consigliarti di stare con le pezze al culo per non sembrare un poser. Però la prossima volta che vedi un video di una persona che ti promette una vita fantastica, ricordati che la vita fantastica la vorrebbe fare con i tuoi soldi. Ciao!